Buongiorno a tutti, cercherò di essere più breve. In questa mia presentazione sono stati uniti i contributi quindi, di ARPA Sicilia, ARPA Calabria e ARPA Puglia. E a rappresentanza principalmente, appunto, come diceva il dottore Pazzica, delle sottoregioni Mar Ionio Mediterraneo Centrale. Saranno quindi in breve appunto, illustrate le attività che sono state effettuate da queste regioni per la prima fase, appunto quella di valutazione iniziale. Come detto precedentemente, quindi, per questa regione afferiscono solamente le tre regioni, la Sicilia del Capofila, la Calabria e la Puglia, mentre per il Mediterraneo occidentale, anche la Calabria della Sicilia, solamente quindi, la Puglia per il Mar Adriatico. E le attività da parte delle regioni, il protocollo d'intesa che come ho detto è stato detto in precedenza, quindi è stato stipulato tra le regioni e il Ministero appunto, delle regioni. Le regioni si sono avvalse sia con la Calabria che la Puglia che della Sicilia del loro ente strumentale, appunto le ARPA. Per quanto riguarda gli aspetti socio-economici, la Puglia si è avvalsa dell'IBRES. E che cosa quindi, hanno le tematiche, appunto, come più volte quindi, ripetuto in questi primi precedenti interventi, hanno riguardato quei settori insomma, di cui non si avevano conoscenza, o comunque che non erano normati, come i rifiuti marini e spiaggiati e l'habitat pelagico e bentonico. Le attività per ciascuna regione hanno riguardato diverse aree individuate all'interno delle assessment aree, cioè aree di valutazione già precedentemente individuate da ISPRA. All'interno di queste sono stati individuati appunto per ciascuna delle tematiche delle macro aree dove posizionare i transetti e fare le indagini. In particolare per la Sicilia sono stati individuati tra il Mediterraneo occidentale, appunto il Mar Ionio e il Mediterraneo centrale, 14 macro aree. Le indagini appunto, sono state effettuate in una sola campagna, quella primaverile. Poi le microplastiche sono state quindi, indagate in due transetti e due macro aree, mentre quindi, per quanto riguarda gli habitat pelagici e bentonici, per il primo sono stati individuati delle 5 macro aree, quindi che da Finale di Polia fino a Riposto, quindi nella parte quindi, più a nord del Mar Ionio. E per quanto riguarda invece l'habitat bentonico, le aree riguardavano le due, l'AMP di Capogallo Isola delle Femmine, vicino di Palermo, e quella, la riserva naturale orientata dello Zingaro, e poi nella Sicilia sudorientale, partendo da Augusta fino alle Isole delle Correnti. Per queste due attività, l'ARPA Sicilia si avvalsa della collaborazione del DISTEM dell'Università di Palermo. E per quanto riguarda l'ARPA Calabria, invece le aree riguardo ai rifiuti spiaggiati sono 10 macro aree con 10 tratti di litorali indagati, e sono state fatte due campagne, una autunnale e l'altra primaverile. Mentre per quanto riguarda le microplastiche, gli habitat pelagici, questi sono stati effettuati in 4 transetti di 4 macro aree in una sola campagna di indagine. E anche l'ARPA Calabria si è avvalsa del CONISO, enti di ricerca, quindi per effettuare le attività nell'habitat bentonico coralligeno. L'ARPA Puglia infine ha fatto quindi, attività in 8 macro aree in cui sono stati indagati 10 tratti litorali e in due campagne, sempre autunnale e primaverile, così come per le microplastiche, gli habitat pelagici, invece sono stati fatti 18 transetti in 9 macro aree per una sola campagna. L'ARPA Puglia si è avvalsa anch'essa del CONISMA e ha impiegato un progetto recentemente realizzato sul cosiddetto Biomap. Cosa si è controllato a una distanza fino a 20 km di costa, appunto, quindi come ho detto, quindi, la magistrale va oltre quindi, ciò che è previsto dall'ambiente costiero della 2060. Appunto,
le stazioni più lontane riguardavano, erano 20 km dalla costa. Sono stati intanto vabbè, vicino nelle aree spiaggiate, nelle spiagge, sono stati fatti il censimento dei rifiuti per tratti di costa lunghi 1 km, secondo appunto la metodica codifica OSPAR, e poi all'interno di questi sono stati individuati dei tratti di 100 metri dove sono stati censiti anch'essi dei rifiuti in maniera quindi più particolare e dettagliata. La seconda tematica riguardava le microplastiche. Le microplastiche che si trovano o in superficie o nella colonna d'acqua. Per campionare queste microplastiche si è utilizzato per quelle in superficie il retinomatta che appunto veniva trascinato per circa 20 minuti dalla basso velocità, quindi massimo 2 nodi, quindi, per raccogliere appunto tutte le microplastiche presenti, e poi invece lungo la colonna d'acqua si è utilizzato il retino di tipo VP2, che è quello utilizzato anche per il campionamento dell'ozooplancton. Per quanto riguarda invece la distribuzione qualitativa del fitoplancton, sono stati fatti dei campionamenti a diverse profondità, quindi a superficie, quindi a mezz'acqua, quindi in prossimità di fondo laddove era possibile, e poi sono stati fatti i campionamenti nutrienti e anche dei profili sonda con sonda multiparametrica. Infine, per l'habitat coralligeno sono stati utilizzati tutta la strumentazione oceanografica, diciamo, in possesso quindi, delle agenzie e soprattutto per la base quindi, geomorfologica, quindi per la morfobatimetria, è stato utilizzato il sistema multibeam coadiuvato quindi in contemporanea con il seismic sonar, e poi per fare da mare quindi, e andare quindi, a ricercare la presenza di coralligeno, è stato utilizzato quindi il ROV. In Sicilia, appunto, dicevo, le due aree hanno riguardato il Mediterraneo occidentale, appunto, lo Zingaro e l'IMP di Capogallo, mentre quindi per quella parte sudorientale, abbiamo detto Brucoli Augusta, IMP Plembilio, Ognina, Nottomarina, Vendicari, Portopau, Campobasso, Isola delle Correnti, Punta Castellazzo. Mentre per quanto riguarda l'ambito pelagico, le indagini sono state fatte al largo di Finale di Pollina, Golfo di Patti, Golfo di Milazzo, nello Ionio, Torre Faro e Rimosto. Per la regione Calabria, le indagate sono state a Midolara, Cino Marina, Crotone, Cannonsalonido, Caolonia, Villa San Giovanni, Briatico, Lamezia Terme, Amantea e Cetraro. Mentre quindi, per quanto riguarda le coste pugliesi, quindi sia Ionio che Adriatiche, sì. Sconfiggono le regioni del Molise, Vieste, Manfredonia, Manfredonia Bari, Bari Brindisi, Brindisi Otranto, Otranto Gallipoli, Gallipoli Punta Rondinella e Punta Rondinella, confine con la regione Basilicata. Gli aspetti socio-economici sono stati curati quindi solamente dalle regioni della Puglia e della Calabria, e hanno riguardato appunto analisi delle schede di bilancio regionale per ciascun anno e per i capitoli di interesse, analisi di approfondimento degli atti amministrativi, confronto con i responsabili dei servizi che gestiscono e movimentano i relativi capitoli di spesa, e poi è stata fatta l'analisi delle spese sostenute alla Regione Calabria e Puglia. Nel caso della Regione Calabria è l'ultimo quinquennio dal 2009 al 2013, nel caso quindi della Puglia dal 2010 al 2012. Per concludere, sono state fatte delle riflessioni insieme ai colleghi Micellini, Nicola Mungaro, insomma, riguardo all'attività che abbiamo fatto e quello quindi, che ci aspetteremo per i programmi futuri. Quindi sicuramente la necessità di definire protocolli metodologici condivisi e di corretta e facile applicabilità. Abbiamo visto quindi, che parliamo si lavora anche a distanze notevoli dalla costa, a profondità molto elevate, e comunque è necessario sicuramente questo. Definire l'estensione minima delle aree di indagine in funzione della rappresentatività dell'intera sottoregione, perché le indagini sono state effettuate in queste macro aree di cui parlavamo, ma speriamo quindi che in questa prima fase di valutazione iniziale siano state individuate quelle aree che meglio andrebbero a essere monitorate per ottenere
sicuramente i risultati e facilitare così anche il confronto tra i dati acquisiti. Consapevolezza della complessità tecnica relativa all'attuazione strumentale occorrente e alle competenze specialistiche necessarie per lo studio di alcuni descrittori, habitat pelagici o fondi duri. Abbiamo visto quindi che per fare questo tipo di indagini non serve un semplice imbarcazione, un gommoncino alto, ma servono delle barche. Alfa Sicilia personalmente c'è una barca di 22,60 m, ma così come l'Arpa Calabria c'ha dei Calafuria di, diciamo, grosse dimensioni, così come l'Arpa Puglia, e quindi servono imbarcazioni importanti dotate di strumentazione scientifica oceanografica, come multipinza, scansone e altro che già anche alcuni enti di ricerca li posseggono. Altra cosa importantissima, non è messa lì per caso dopo, è la necessità di favorire i partenariati tra enti di ricerca e ARPA nel rispetto delle reciproche competenze, ricerca applicata e ottimizzazione dei protocolli. Proprio noi, entrambe le regioni, non ce lo siamo detti, ma abbiamo verificato che ci siamo avvalsi dell'università e degli enti di ricerca che sono stati di grande aiuto e supporto e hanno permesso la realizzazione delle attività in collaborazione, veramente più stretta collaborazione, ottenendo risultati anche in tempi brevi, diciamo così. E infine la necessità di strutturare specifici percorsi formativi a favore degli operatori tecnici coinvolti nell'attuazione della strategy, perché come sappiamo quindi non sono attività che si trovano nel bagaglio culturale di un qualunque biologo, chimico, quindi che sia, perché spesso sono attività nuove, molto specifiche, in particolare sia nella prima fase, nella fase del campionamento e utilizzo di nuove strumentazioni, sia nella fase analitica e di restituzione del dato. Grazie.